Prova. Prova. Allora, buongiorno. Oggi proviamo ad andare avanti nella carrellata sulle collection, in particolar modo cerchiamo di vedere gli insiemi, le mappe e le hash table. Il tutto ci porterà lentamente, prima della fine del corso, a riuscire a scrivere Razzle finalmente in modo serio in Java. Allora, il primo argomento di oggi sono gli insiemi, sets. Allora, la caratteristica principale dei sets è che sono collezioni che non possono contenere duplicati. Mentre, se vi ricordate, noi avevamo provato a risolvere il problema di memorizzare le parole utilizzando una lista. La lista poteva essere implementata con una linked list o con una array list, e in entrambi i casi noi avevamo il problema di renderci conto se una parola era stata già inserita oppure no, e eventualmente non inserirla più, sempre con l'idea di riuscire a memorizzare le parole che abbiamo trovato una volta sola. Avevamo anche guardato quali erano le performance, diciamo, delle list, sia dell'array list sia della linked list. Questo ci aveva portato a introdurre la complessità, il concetto di complessità assolutamente fondamentale per poter scegliere un algoritmo piuttosto che un altro algoritmo nei casi pratici, non per fare studi sulla complessità, ma semplicemente per essere in grado di scegliere che cosa fare. Abbiamo visto che l'array list aveva una serie di operazioni abbastanza lente, e la linked list inizialmente sembrava molto più carina, però a ben guardare anche tutte le operazioni, anche la rimozione di un oggetto, in realtà era un'operazione che era o grande di n. O grande di n vuol dire che il tempo che io mi aspetto di impiegare per rimuovere un oggetto all'interno della mia collection linked list è fondamentalmente proporzionale al numero di oggetti all'interno della linked list. Non perché la rimozione in sé sia lenta, assolutamente no, rimuovere un elemento è estremamente veloce, perché basta giocare con un paio di puntatori e io riesco a scollegare l'elemento dalla lista, ma perché prima di rimuovere un elemento io devo trovarlo, e trovare un elemento all'interno di una lista vuol dire scorrere la lista alla ricerca di quell'elemento. Quindi in questo momento diamo un'occhiata a un altro ramo della famiglia delle collection, ovvero sia al ramo degli insiemi e l'interfaccia insiemi e le varie implementazioni che stanno sotto all'interfaccia insieme. Il nostro, la caratteristica dell'interfaccia insieme, i metodi che ci fornisce l'interfaccia insieme, sono, come possiamo immaginarci, un metodo per aggiungere e uno per rimuovere un elemento. Possiamo controllare se un elemento è presente nell'insieme. Non abbiamo il concetto di accesso posizionale. Mentre avevamo visto che le liste possono essere viste come degli array con delle capacità in più, quindi degli array dinamici che si allungano, si accorciano in modo magico, senza che noi dobbiamo preoccuparci di decidere quanto sono grandi, di fare le malloc, eccetera, nel caso delle interfacce, il paragone con l'array, nel caso dell'insieme, il paragone con l'array non esiste più, per cui io non ho più il concetto di un insieme in una certa posizione. L'insieme è un sacco in cui io posso buttare un oggetto, controllare se un oggetto c'è, ma non dire che oggetto c'è alla posizione 25. L'obiettivo è che, rinunciando al posizionamento, diciamo, a dare un ordine ai vari oggetti, la speranza è quella di riuscire ad avere queste operazioni, che sono aggiungi, rimuovi e controlla se c'è,
con una complessità che è fondamentalmente non legata al numero di oggetti presenti nella collezione. Questo è l'obiettivo, chiaramente non si può fare, non è vero che ci riusciamo, però non è così falso. Quindi le performance, effettivamente la velocità con cui noi riusciamo a utilizzare un set si avvicina molto ad essere costante e indipendente dal numero di elementi che sono memorizzati al centro. Come questo sia possibile, come questa magia sia possibile, lo possiamo capire quando vediamo come funzionano e cosa sono le hash tables. Allora, l'idea, prima di parlare di hash table, abbiamo bisogno di un minimo di nomenclatura, diciamo. Allora, noi abbiamo un insieme di chiavi, un universo di possibili chiavi, e il nostro obiettivo è memorizzare una serie di queste chiavi. Quindi possiamo chiamare U come l'universo di tutte le possibili chiavi e K come l'universo, l'insieme delle chiavi che sono memorizzate all'interno del mio insieme in un dato momento. Resto molto generico sul concetto di chiavi, ma per essere leggermente più pratici, possiamo immaginarci due cose insieme. Una, che l'universo U contiene numeri interi. Quindi l'universo U è l'universo di tutti i possibili numeri. 4 miliardi e rotti se uso 32 bit, molti di più se uso 64 bit. Oppure l'universo U è l'universo di tutte le possibili stringhe, e qui il numero è decisamente superiore. Una hash table è fondamentalmente un array. Un array più una funzione magica. Questa funzione magica è in grado di trasformare una chiave in un indice all'interno dell'array. Per cui prendo un elemento in K, sono gli elementi che effettivamente sto memorizzando, applico questa funzione magica e questo elemento fornisce un intero. Questo intero io lo uso come indice all'interno del mio array. Per cui segnerò l'elemento K all'interno nella cella H di K, dove H è la funzione di hash. Il mio array ha delle dimensioni, certe dimensioni, per cui ad esempio contiene M elementi, e la mia funzione mi ritornerà un indice fra 0 ed m-1. Diciamo, ho spostato il problema dal come memorizzare queste informazioni al trovare una funzione che sia in qualche modo capace di mappare ogni singola chiave in un ben preciso indice all'interno del mio array. Queste funzioni esistono, non sono così magiche, in realtà esistono, sono state studiate. Tra l'altro, se l'insieme dei valori di partenza K è noto a priori, io posso generare una di queste funzioni in modo preciso. Esistono dei tool che mi permettono di generare una funzione se io conosco a priori l'insieme dei valori delle chiavi che vorrò memorizzare. Di nuovo, questo non è un caso raro. Pensate a chi deve costruire un'enciclopedia. Bene o male, le chiavi sono quelle. Le parole sono quelle. Se io sto costruendo un linguaggio di programmazione, le mie keyword, if, else, switch, sono quelle, non vengono modificate. Quindi i casi in cui io conosco a priori l'insieme delle chiavi possibili e questo insieme è fisso, sono parecchi. In generale, quello che noi vorremmo per questa funzione di hash
e che sia in qualche modo in grado di spargere le chiavi di partenza all'interno degli indici che vanno da 0 a meno 1. Quindi sia in grado di distribuire in modo uniforme le chiavi all'interno dell'insieme dei valori possibili. Diciamo che spesso in letteratura, quando trovate testi che parlano delle funzioni di hash, trovate degli approcci diversi. C'è chi costruisce una funzione di hash come una funzione che ritorna un numero intero, e poi questo numero intero in un intervallo 31 bit, 30 bit, quanti possono essere, e poi questo numero intero deve essere in qualche modo compresso nell'intervallo da 0 a m-1, e in questo caso si può fare ad esempio con un operatore di modulo, o talvolta le funzioni di hash si basano su una funzione che ritorna un numero reale, compreso fra 0 e 1, e in questo caso non devo comprimerlo fra 0 ed m-1, ma mi basterà moltiplicarlo per m e prendere la parte intera. Quel simbolo che vedete nell'ultima riga è il simbolo di floor. Non è una parentesi quadra a cui manca un pezzo, ma significa di calcolare il numero e dimenticarsi della parte decimale e prendere soltanto la parte intera, troncamento, butto via la parte decimale e prendo quello che resta. La funzione di hash, perché il tutto funzioni, deve avere una complessità che non dipende dal numero degli elementi che io voglio memorizzare. Questo di solito è, questa è la norma. Molto spesso la funzione di hash ha una complessità che dipende dalla lunghezza della chiave, non dal numero di elementi, non dal numero di chiavi diverse, semplicemente dalla lunghezza della chiave. Quindi dal momento che la lunghezza della chiave è molto minore del numero di elementi che io voglio memorizzare, posso dire, a tutti gli effetti pratici, che la complessità della funzione di hash è una costante. Quindi la funzione di hash viene eseguita in un tempo che non dipende dal numero degli elementi che voglio memorizzare. Questa è una caratteristica fondamentale perché il tutto funzioni, perché abbia senso e sia utile utilizzare una funzione di hash. Probabilmente la cosa più semplice adesso è pensare a come potrebbe essere una funzione di hash, la più semplice possibile funzione di hash. Prendo la chiave, la considero composta da una serie di elementi, in qualche modo sommo la rappresentazione intera degli elementi che compongono la chiave, ad esempio se la mia chiave è una stringa, sommo il codice ASCII di tutti i caratteri della stringa, e quella è la mia funzione di hash, o meglio, è la mia funzione di hash prima della compressione. Per trasformarla in una nell'indice reale all'interno della tabella dovrò comprimerla e quindi faccio un modulo per m. Questa è la più semplice possibile funzione di hash, quella che molto spesso si trova nei libri che introducono le funzioni di hash, e chiaramente non funziona. Non funziona perché se io sommo il numero di se io semplicemente sommo ad esempio il codice ASCII dei caratteri, mi rendo conto che tutti gli anagrammi forniscono lo stesso valore. Quindi note e tone hanno esattamente lo stesso valore, stop e spot hanno esattamente lo stesso valore. Non solo, anche se due stringhe forniscono dei valori diversi, anche in questo caso la compressione potrebbe renderle uguali. Per cui ad esempio se m è 173, abbiamo che 74.778 causa 42, 16.823 è sempre 42, 1.611.883 è sempre 42. Quindi in tutti questi casi noi abbiamo una funzione che parte da chiavi diverse e fornisce la stessa soluzione. Questo è il
problema fondamentale delle funzioni di hash. Tutto lo studio che si fa sulle funzioni di hash è, da un lato, come evitare questo problema e, dall'altra parte, come comportarsi quando capita. Il nome del problema è collisione. Io ho una collisione quando due chiavi che sono diverse forniscono lo stesso numero. Quando la mia funzione di hash fornisce lo stesso risultato per due chiavi che sono diverse. Quindi nella mia ottica di andare a memorizzare la chiave in un ben preciso punto all'interno del mio array, chiaramente dovrei cercare di mettere chiavi diverse nella stessa locazione. Questo non va bene e questo si chiama collisione. Allora, le collisioni chiaramente capitano. Per quanto uno faccia bene la funzione di hash, è sempre possibile che capitino. A meno che, di nuovo, non siamo in un ambiente chiuso. Quindi se io so dall'inizio quali sono e quali saranno le mie chiavi, io posso scrivere e pensare a una funzione di hash che non ha nessuna collisione. Però se non conosco in anticipo l'insieme di tutte le possibili chiavi, allora le collisioni è un qualcosa con cui mi posso trovare, con cui mi posso scontrare. Cosa vuol dire questo? Che se noi ipotizzassimo il caso peggiore e quindi tutte le chiavi mi producono esattamente lo stesso valore della funzione di hash, la mia hash table avrebbe delle performance paragonabili a quelle di un vettore in cui metto gli elementi a casaccio, semplicemente li metto nell'ordine in cui sono arrivati, e quindi nel caso peggiore la mia tabella di hash ha delle performance che sono lineari con il numero di argomenti, con il numero di elementi. Però questo è veramente il caso peggiore. Nel caso tipico le collisioni non sono poi tante, riescono a essere gestite in modo accettabile, e globalmente un sistema che si basa su una tabella di hash ha delle performance che possiamo considerare indipendenti dal numero di elementi, e quindi teta di 1 o grande di 1. Prima di andare a guardare le collisioni, fermiamoci un attimo e pensiamo a delle funzioni di hash leggermente migliori di quella che abbiamo visto prima, che era semplicemente sommare i caratteri o comunque sommare gli elementi considerati come interi all'interno della chiave. Le caratteristiche fondamentali di una funzione di hash è che deve appunto spargere il più possibile in modo uniforme le chiavi all'interno del codominio, quindi degli interi fra 0 e m-1. È molto importante che la funzione di hash non tenga in considerazione, o meglio, sia in grado di lavorare anche se le chiavi hanno alcuni pattern tipici. Ad esempio, le parole, se pensate alle parole italiane, ci sono delle lettere che sono più probabili. Dopo alcune lettere è quasi sicuro che io avrò un'altra lettera, ad esempio dopo 3 consonanti è quasi certo che avrò una vocale. E abbiamo quindi la distribuzione statistica delle chiavi non è piatta, tutt'altro, ha dei punti in cui alcuni simboli sono molto più probabili. Una buona funzione di hash dovrebbe essere in grado di appiattire queste diversità e questi pattern che esistono nelle chiavi, fornendo in uscita dei valori distribuiti uniformemente. Un altro fenomeno molto importante nelle funzioni di hash è che non deve esserci quello che viene chiamato il funneling. Se io ho delle chiavi che sono praticamente uguali tranne per pochissimi bit, queste comunque devono fornire in uscita dei valori significativamente diversi.
Dal punto di vista matematico, noi possiamo immaginare che le chiavi siano numeri naturali. Se ci pensate, qualsiasi dato può essere codificato con una stringa di bit e qualsiasi stringa di bit può essere vista come un numero, in cui di n.000 cifre, però un numero alla fine. Quindi dal punto di vista matematico, ipotizzare che la chiave sia un numero non ci danneggia. Ci danneggia sicuramente dal punto di vista pratico, perché se noi vogliamo effettivamente tirar fuori un programmino, un algoritmo che calcoli una funzione, non possiamo pensare di avere a che fare con numeri, con qualche miliardo di cifre o con qualche migliaio di cifre. È molto meglio riuscire a immaginarsi qualche sistema alternativo per trattare ad esempio i byte uno alla volta. Però dal punto di vista matematico la chiave può essere un numero, può essere sempre considerato un numero intero. Quello che noi abbiamo visto come citata come compressione non è così da buttar via come meccanismo. Una volta che io ho considerato la mia chiave come un numero, magari considerando effettivamente tutti i bit uno dopo l'altro, non sommando i caratteri come avevo fatto nell'esempio prima, calcolare modulo qualcosa può funzionare sempre che abbia scelto questo qualcosa, questo valore m con cui io faccio il modulo in modo opportuno. Le regole, non esistono regole precise per scegliere m, esistono delle ricette che ricordano un po' il calderone delle streghe, quando più o meno quando è caldo butta il sale e aggiungi la coda della lucertola. Il m deve essere un numero primo, deve essere un numero primo non troppo vicino a una potenza di 2 e non troppo vicino a una potenza di 10. Però diciamo che se io scelgo un numero primo abbastanza diverso da una potenza di 2, abbastanza diverso da una potenza di 10, solitamente questo sistema funziona. Tenete anche presente che la fase di compressione avviene praticamente sempre, anche se io non sto partendo direttamente dalla chiave, ma sto partendo dal risultato di una funzione di hash. Un momento in cui io devo comprimere il mio valore per ridurlo in un range da 0 a m-1 probabilmente c'è, e quindi queste considerazioni su qual è il numero giusto di elementi vale la pena di tenerle, di ricordarsi. Un altro modo per calcolare per calcolare una funzione di hash, all'opposto se vogliamo, è quello di prendere la mia chiave, moltiplicarla per un numero reale e prendere la parte decimale, la parte frazionaria, la parte non intera. A questo punto io mi ritroverò con un numero che è compreso fra 0 e 1, con 1 escluso, posso prendere questo valore e moltiplicarlo per m. Quindi l'idea di questo tipo di funzione di hash è quella di parto da una chiave, la moltiplico per a costante, prendo la parte frazionaria, poi con questa parte frazionaria la moltiplico per m e prendo la parte intera. Il vantaggio di applicare un meccanismo di questo tipo è che il valore di m non è più critico, per cui m può essere qualsiasi m, dal momento che può essere qualsiasi m solitamente uso una potenza di 2, perché mi è comodo come io per allocare la memoria è comodo avere dei blocchi di memoria di dimensioni pari a potenza di 2. Non è più critico m, però diventa critico a grande. Qual è questo numero che io posso utilizzare per trasformare una chiave in un... per calcolare quelle che qui ho indicato con HR, quindi per trasformare la chiave in un
in un numero fra 0 e 1. Donald Knuth, che è questo uno dei pionieri dell'informatica, propone di usare la sezione aurea, che è uguale a radice di 5 meno 1 mezzi. Con questo numero effettivamente vengono rimischiati in vario modo i bit della chiave e quello che tiro fuori è un qualche cosa che funziona. Fra l'altro Knuth dimostra nei suoi libri come è possibile avere un'implementazione abbastanza efficiente di questa moltiplicazione, pur essendo una moltiplicazione fra numeri con la virgola, eccetera, però il tutto si riesce a fare, è possibile fare una serie di semplificazioni, per cui alla fine è possibile calcolarle in un modo non eccessivamente pesante. Ugualmente, sempre proposto dal buon Knuth, partendo da un numero intero e volendo calcolare la funzione di hash, io posso prendere questo numero e moltiplicarlo per 2.654.435.761. Perché questo numero? Perché è uguale a 2 alla 32 moltiplicato alla sezione aurea. Allora, questo numero assolutamente magico ci permette di funziona abbastanza bene se io devo calcolare la tabella di hash di numeri, inclusi ad esempio gli indirizzi. Se io devo ad esempio memorizzarmi alcuni indirizzi, non posso fare un vettore tanto grande quanto è l'intera memoria a mia disposizione, chiaramente non funzionerebbe, non funzionerà mai. Quindi in qualche modo io devo memorizzare gli indirizzi all'interno di un vettore più piccolo. Posso usare una tabella di hash, l'idea di usare la compressione, quindi di fare il mio indirizzo modulo qualcosa, funziona abbastanza male. Prima di fare la compressione moltiplico l'indirizzo per questo numero magico, dopo lo farò modulo qualche cosa e il risultato lo uso come valore di hash del mio indirizzo e il tutto funziona. Quindi è possibile scrivere delle funzioni di hash che tutto sommato minimizzano o comunque hanno molte poche collisioni. Detto questo, le collisioni in qualche modo possono succedere e dobbiamo gestirle. Esistono due grandi classi di modi per gestire le collisioni. Il primo modo si chiama open addressing e l'idea è quella di avere un modo per fare altri tentativi se il primo fallisce. Per cui la mia tabella di hash, la mia funzione di hash, calcolata su una chiave, fornisce 42, 42 è una cella già occupata, e io devo essere in grado in qualche modo di provare una seconda alternativa, poi provarne una terza, poi provarne una quarta, poi provarne una quinta, eccetera, eccetera, fino a che a un certo punto non troverò una cella vuota. Questo si chiama open addressing, esistono svariati modi per implementare l'open addressing. Il più banale e semplice di tutti è quello che si chiama il linear probing e vuol dire se la mia funzione di hash mi restituisce la cella 42 e la cella 42 è occupata, proverò la 43, poi la 44, poi la 45, poi la 46 e così via. Quindi in realtà la mia funzione di hash la uso per indicarmi qual è la prima cella in cui provare e poi se la cella è occupata andrò avanti in ordine scendendo giù finché non ne trovo una vuota. Chiaramente faccio la stessa cosa se io cerco un elemento all'interno della mia tabella di hash. Io cerco l'elemento dent, vado nella cella 42, non lo trovo, guarderò se c'è nella cella 43, non lo trovo, vado nella cella 44, è vuota e mi fermo. E so che dent non è presente nella mia tabella. L'open addressing ha tutta una serie di problemi significativi, per cui da questo punto in avanti non ne parliamo più.
Parliamo di un altro sistema che è il chaining, l'incatenamento. L'idea alla base del chaining è che la tabella di hash non contiene direttamente elementi, ma contiene liste. Per cui nella cella numero 42 io non ho un elemento, io ho la lista di tutti gli elementi la cui valore della funzione di hash è 42. Questo vuol dire che io posso immaginare la mia struttura in memoria come un array, in ognuno di queste celle di questo array parte una lista linkata o doppiamente linkata, che dir si voglia. Il chaining è estremamente comodo, estremamente versatile, e non a caso è il modo in cui sono implementate le tabelle di hash all'interno della Java Collection Framework. Quindi, quando ho una collisione, andrò a appendere i vari elementi uno dietro l'altro all'interno di una catena, di una lista. Questo mi fa pensare che ho sbagliato slide. Allora, pensiamo a qual è la complessità del chaining. Innanzitutto abbiamo bisogno di definire un concetto che è il load factor. Il load factor è il numero di elementi presenti nella mia tabella di hash diviso il numero di celle disponibili. Il load factor, se la mia funzione di hash funziona bene, ovvero sia se la mia funzione di hash è in grado di distribuire in modo realmente uniforme, indipendentemente da come sono le chiavi di partenza, è in grado di distribuire i valori in modo uniforme fra 0 ed m-1, allora il load factor sarà anche uguale al numero medio di slot occupati in ogni catena. Come avevo detto prima, nel caso peggiore, la mia funzione di hash ha funzionato particolarmente male, ha ritornato esattamente lo stesso valore a tutti gli elementi, tutti gli elementi sono stati messi all'interno della stessa catena, quando io vado a cercare se un elemento è presente oppure no, vado a scorrere tutti gli elementi presenti. Quindi nel caso peggiore la complessità delle operazioni su una tabella di hash nel caso peggiore è sempre lineare sul numero di elementi, non ci scappa. Solitamente però questo non avviene, quindi la mia funzione riesce a distribuire in modo più o meno buono le mie chiavi sull'insieme dei valori disponibili, sull'insieme degli slot. Ipotizziamo, come avevo già detto, questo è un parametro importante, che il tempo necessario per calcolare la mia funzione di hash non dipenda da quante chiavi sto memorizzando, ma lo posso considerare costante, e questo fa sì che il tempo per ricercare un elemento X sarà o grande di alfa, dove alfa è in media il numero di confronti che io devo fare, la lunghezza media di una di queste catene, più o grande di 1. Di nuovo posso dire, se ho messo i miei numeri in modo ragionevole, posso dire che il tempo, la complessità di una ricerca all'interno di una tabella di hash ben dimensionata che usa una funzione di hash accettabile è costante e non dipende dal numero di elementi che io sto memorizzando. Quindi effettivamente se noi rinunciamo ad avere l'accesso posizionale dei vari elementi, noi siamo in grado di avere un qualche cosa
che funziona con una complessità indipendente dal numero di elementi che vogliamo memorizzare. E vi assicuro che se vi capiterà di fare qualche programma serio in cui dovete realmente andare a, periodicamente a, che ne so, a cercare delle stringhe all'interno di qualche migliaio o qualche decina di migliaio di nomi, usare una tabella di hash fa una differenza significativa. Ritorniamo un attimo ho rimesso questa slide perché non sono sicuro che ve lo ricordiate tutti, gli iteratori. Allora, le collection estendono iterable, il che vuol dire che partendo da una collection io sono in grado di attraversare tutti gli elementi della mia collection, e eventualmente rimuovendo o andandoli a cercare gli elementi della mia collection, chiamando questo piccolo oggettino che si chiama iteratore. In alcuni linguaggi l'iteratore fa parte già del linguaggio, in Java no, però è implementato utilizzando una classe, quindi il tutto funziona. Questo mettiamolo in un angolo della nostra mente. L'interfaccia set è utilizzabile e implementata con due classi. La prima classe si chiama hash set e il nome dovrebbe farvi capire che stiamo usando una tabella di hash, una hash table, per rappresentare un insieme. Quindi abbiamo i nostri meccanismi per aggiungere, rimuovere, abbiamo una funzione per fare la ricerca che è contiene, non abbiamo nessun modo per fare un accesso posizionale ai vari elementi. Quando andiamo a chiedere l'elenco, l'iteratore sugli elementi che sono presenti all'interno della hash table, abbiamo questi elementi in un ordine che non è controllabile, non è predicibile, perché questi elementi potrebbero essere stati messi in dei punti della mia tabella e io non ho idea di quali siano perché non ho questo pieno controllo sulla funzione di hash. Quando li vado a elencare è vero che li vedo tutti, però mi compaiono in un ordine che è totalmente non controllabile. Ad esempio, immaginiamo di qualunque sia l'ordine con cui io ho messo A, B e J, questi verranno probabilmente fuori nell'ordine A, J, B e non A, B, J. Questo solitamente è una cosa tollerabile, talvolta invece non è assolutamente accettabile. Io ho bisogno di memorizzare qual è l'ordine con cui ho inserito i miei elementi all'interno della tabella di hash. Comunque ho bisogno di assegnare un ordine a questi elementi e per fare questo la Java Collection Framework ci mette a disposizione un'altra classe che è la Linked Hash Set. La Linked Hash Set ha esattamente tutte le caratteristiche della hash set, ma in più ha legata sopra lista doppiamente linkata. Quindi quando io vado a chiamare l'iteratore, io andrò a trovare, a recuperare i miei elementi nell'ordine in cui li ho messi. Man mano che vado a mettere gli elementi, oltre a essere messi all'interno della hash nel modo opportuno, contemporaneamente viene anche memorizzato il puntatore al successivo e il puntatore al precedente, in modo tale che io riesca a ricostruire qual è l'ordine con cui qual è l'ordine degli elementi. Quindi se ho bisogno di mantenere l'ordine posso usare la linked hash set. I costruttori dell'hash set, abbiamo i classici costruttori che abbiamo per praticamente tutte le collection, quindi io posso creare una hash set vuota o posso creare una hash set partendo già da una collection in qualche modo.
Questi qui sono i costruttori che io vedo, che io trovo praticamente in tutte le collection. Nel caso delle Hash 7 ne ho altri due. Il primo in cui io posso specificare la dimensione della tabella di hash nel momento della creazione. Se vi ricordate come è fatta una tabella di hash, avevamo detto che una tabella di hash ha m elementi, man mano che vengono riempiti questi m elementi, il mio fattore di carico alfa, che è uguale a n su m, aumenta. Arrivato a un certo punto, la libreria si preoccupa da sola di prendere e allargare la tabella di hash aggiungendo nuovi elementi e rimettendo a posto tutti quelli che ci sono. Allora, modificare la capacità iniziale della tabella mi permette di avere una piccola ottimizzazione. Un'altra cosa che posso fare è modificare quello che è il fattore di carico che fa scattare il meccanismo con cui la tabella si ingrandisce in modo automatico. I valori di default sono 16 per la dimensione della tabella di hash e 75%, 0,75, dipende come volete vederlo, per il fattore di carico. Bisogna notare che Joshua Block in persona dice che questi due costruttori non sono particolarmente belli e probabilmente verranno tolti perché in qualche modo sono troppo poco astratti, sono troppo legati a quella che è l'implementazione, la reale realizzazione del mio hash set. Quindi tendenzialmente a lui, almeno in un'intervista, ha detto che non gli piacciono particolarmente e probabilmente scompariranno. Bene, a questo punto abbiamo l'hash set della Java Collection Framework, quindi abbiamo questo oggetto. Questo oggetto ha al suo interno la funzione di hash e noi ci possiamo aspettare che sia una funzione che funzioni, una funzione decisamente buona, la funzione che funziona non è particolarmente bella come espressione. La nostra hash table in modo assolutamente dinamico e automatico si ingrandisce, rimpicciolisce in base al numero di elementi che noi gli mettiamo dentro. Tutta la fatica del gestire le collisioni, che quando facevamo il corso di algoritmi e programmazione avanzata in C era una parte considerevole, perché gli studenti dovevano mettersi lì effettivamente a costruirsi la lista linkata e a gestire le collisioni. In questo caso qui è tutto regalato, perché la nostra classe fa tutto in modo assolutamente trasparente e in modo efficiente, per cui le operazioni sono solitamente in tempo costante, indipendentemente dal numero di elementi. Sembrerebbe che abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Ovviamente non è così. Non è così perché vale la pena di entrare leggermente più nello specifico di come in Java sono implementate le funzioni di hash. Allora, ogni classe in Java ha un metodo che si chiama hashCode, che, indovinate un po', restituisce un intero, 32 bit, che contiene il codice di hash della classe. Ogni classe quindi ha questo hashCode, ogni oggetto di Java ha questo metodo hashCode. Nel caso delle stringhe, questo hashCode fa qualcosa di simile a quello che noi ci aspetteremo. Quindi il buon Block, nel caso delle stringhe, calcola una somma su tutti gli elementi della stringa, considerandoli come se fosse un grande vettore, alla fine tira fuori un numero associato alla stringa che ha tutte le caratteristiche che noi vorremmo avere per una
funzione di hash su una stringa, quindi sparge in modo abbastanza uniforme i valori, non ha funneling, eccetera. E nel caso delle stringhe funziona. Nel caso di tutti gli altri oggetti, la funzione di base converte l'indirizzo dell'oggetto in un intero. Quindi è una funzione che confronta gli indirizzi in cui l'oggetto risiede. Questa, diciamo, è una scelta estremamente conservativa, perché la cosa fondamentale per una funzione di hash è che se due oggetti sono uguali devono avere la stessa funzione, lo stesso valore di hash. Se sono diversi potrebbero anche averlo uguale, in quel caso abbiamo una collisione, però la cosa fondamentale è che se sono uguali allora hanno lo stesso valore della funzione di hash. Dire che due oggetti sono uguali se sono lo stesso oggetto, quindi se sono nello stesso punto in memoria, è la scelta più sicura, perché io non vado a toccare, non vado a mettere le mani in nessuna possibile complicazione. Se due oggetti sono nella stessa locazione di memoria, sono lo stesso oggetto, se sono lo stesso oggetto sono uguali, se sono uguali hanno la stessa funzione di hash. Se sono in locazioni diverse, non ho collisioni, avranno funzioni diverse, o collisioni, avranno la stessa, ma è un altro discorso. Allora, questo da un lato è una scelta sicura, per cui usare la funzione di hash senza capire bene cosa stiamo facendo funziona. Dall'altro lato però è una cosa estremamente, estremamente rischiosa, perché spesso non è quello che noi intendiamo. Immaginiamo una classe estremamente semplice che ha tre parametri: nome, cognome ed età. E immaginiamo di provare a calcolare la funzione di hash su due variabili di questa classe. Quindi io dichiaro foo e bar come myData e poi mi chiedo: hanno la stessa funzione di hash? Che dite? Flick of lock. Questa era la parte facile. Flock, bene. E infatti la risposta è flock. Adesso, ho due variabili, sempre della classe myData. Ci scrivo dentro esattamente gli stessi valori. Se fa un assel 95, se fa un assel 95. Flick of lock. Chi ha risposto bene, gli altri che tacciono? La risposta è flock, perché non guardiamo che cosa è contenuto all'interno della classe, ma semplicemente il fatto che queste sono due classi diverse, perché saranno in due locazioni di memoria diverse. Allora, molto spesso questo non è quello che noi vogliamo, e quindi sarebbe tanto bello se potessimo cambiarlo. Possiamo, chiaramente possiamo. Questo è sempre Mr. Bean in una versione un po' più seria. Noi in Java abbiamo due diverse funzioni che sono profondamente collegate. Sono la funzione equals, che ci dice se due oggetti sono uguali, e la funzione hashCode, che abbiamo appena detto che cosa fa. Allora, se due oggetti sono uguali, dove per uguali si intende che la funzione equals restituisce true. Allora, se due oggetti sono uguali, allora il loro hashcode deve produrre lo stesso risultato. Questo fa parte del contratto della funzione hashcode. Se due oggetti sono uguali, l'hashcode deve restituire lo stesso valore. Se due oggetti non sono uguali, nei doc di Java c'è scritto che tutto sommato le performance dei set, delle tabelle di hash sarebbero migliori se restituissero anche valori diversi come hashcode.
Ma non è un obbligo, è un desiderio, è una pia speranza, diciamo. Loro vorrebbero tanto che se due oggetti sono diversi la funzione di hash, se due oggetti sono diversi la funzione di hash dovrebbe restituire valori diversi. La cosa veramente fondamentale è che se sono uguali deve restituire esattamente lo stesso valore. La conclusione è che se ci mettiamo a toccare una di queste due funzioni dobbiamo toccare anche l'altra. Quindi se noi pensiamo in una nostra classe di andare a mettere le mani e cambiare l'hash code, allora dobbiamo anche in modo coerente ridefinire il nostro equals. E quindi le due cose vanno fatte assieme. Non è difficile farle, però ricordatevi che dovete farle assieme. Prendiamo la nostra classe MyData, no, qui ho aggiunto un costruttore perché poi mi era comodo per fare gli esperimenti. E iniziamo col definire il nostro uguale. Allora, ci sono tanti modi per definire l'uguale, diciamo che solitamente quello che si trova è il primo controllo è se sono chiamati sullo stesso oggetto sono sicuramente uguali, se uno dei due oggetti è null oppure proprio non sono istanze della stessa, non è un'istanza della stessa classe, allora non sono uguali. A questo punto abbiamo evitato i primi due if, il vero controllo, possiamo fare il vero controllo. E il controllo che io metto qui è semplicemente su nome e cognome, non sto mettendo un controllo sull'età. In modo voluto, io posso definire il concetto di uguaglianza fra due classi utilizzando soltanto alcuni dei campi all'interno della classe. L'unica cosa realmente importante è che poi nel mio hash code sia coerente con questa scelta. Però io posso dire che due oggetti sono uguali se alcuni elementi sono uguali. Piccola nota, ricordate cosa vuol dire override all'inizio della slide? Allora, override è un'annotazione e voi state dicendo al compilatore che voi siete veramente molto convinti che la vostra funzione sta facendo l'overriding di una funzione che esiste. Se così non è, il compilatore blocca tutto e vi segnala un errore. Qual è il problema? Devo dire che mi è successo. Cercando di fare l'overriding mi sono sbagliato, ho dichiarato la funzione in modo sbagliato, per cui in realtà non ho fatto overriding, ma ho fatto overloading. Dal punto di vista sintattico è perfettamente coerente, però non era quello che avevo intenzione di fare. Ad esempio, se voi scrivete public boolean equals, invece di metterci object obj mettete int o, semplicemente avete fatto l'overloading della funzione. Sintatticamente giusto, non è quello che volevate fare. Come fate ad avere un messaggio di errore? In qualche modo dichiarate in modo palese al compilatore che voi in questo momento quello che volete fare è fare l'overriding di un metodo che esiste già, che è già stato definito. Ugualmente la funzione hashCode può essere cambiata, anche qui override, perché anche di questa funzione sto facendo l'overriding, e in questo caso quello che faccio è costruirmi una stringa nome, due punti, cognome e restituire l'hash code della stringa. Quindi in qualche modo io mi appoggio sempre a una funzione di hash già costruita dentro le librerie di Java, però avevamo visto prima che la funzione di hash delle stringhe è una funzione diversa, perché effettivamente va a guardare il contenuto della stringa, non va a guardare come la stringa, dove la stringa è memorizzata, va a vedere il contenuto vero della stringa. Fra l'altro, facendolo in questo modo, anche se io chiamo la mia funzione quando la classe MyData è stata appena creata, e quindi nome e cognome, name e surname, non sono ancora inizializzati, il tutto funziona perché la stringa tmp varrà null, due punti null, che è una stringa perfettamente valida e di cui io posso calcolare la funzione di hash.
Quindi, messaggio, la hash set e linked hash set funzionano, funzionano in un modo molto, funzionano diciamo non bene quanto vorremmo, comunque non esattamente come vorremmo, perché si poggiano su una funzione di hashcode e una funzione equals che sono molto molto sicure, che si praticamente dicono che due oggetti hanno la stessa hash se sono lo stesso oggetto, e in tutti gli altri casi sono oggetti diversi e quindi hanno funzioni di hash diverse. Se non è quello che vogliamo, dobbiamo riscrivere entrambe le funzioni in modo da tenerle coerenti e cambiare il funzionamento. Questo per quanto riguarda le tabelle di le funzioni di hash. Per scrivere la funzione di hash ci siamo appoggiati alla funzione di hash che è già presente in Java, quella delle stringhe. Potremmo aver bisogno, potrebbe essere necessario a volte scrivere o comunque creare una nostra funzione di hash. Il mio consiglio è: se dovete scrivere una funzione di hash, copiatela da qualche parte. Non è facile scrivere una funzione di hash funzionante da soli in poco tempo. C'è gente che fa quello come principale argomento del loro studio. Quindi, se avete bisogno di una funzione di hash, prendete la funzione di hash di un professionista. Adesso comunque vediamo alcune funzioni di hash, alcune funzioni di hash molto, molto usate che si possono trovare. Beh, la prima è quella che avevamo detto che è molto usata, ma in realtà è quella che si trova più spesso nei libri o nei testi quando si inizia a parlare di hash, ed è una funzione che non serve quasi a nulla tranne creare appositamente collisioni. Se io ho bisogno di creare collisioni perché in qualche modo voglio verificare il funzionamento in presenza di collisioni, perché ho cambiato, perché ho scritto io il meccanismo di gestione delle collisioni o per qualche altra ragione, posso usare questa funzione. In tutti gli altri casi no, è meglio non usarla e pensare ad altro. Kerningham e Ricci nel loro libro sul C propongono una funzione di hash molto molto simile che dà dei risultati più che accettabili. Questa funzione si basa sull'idea di un seme, seed, e gli autori suggeriscono 131 e dicono che funzionano molto bene anche altri numeri come 31, 131, 1313, 13131, eccetera. Tutti questi numeri sono abbastanza magici e funzionano bene come semi. L'idea della funzione di hash, ed è un'idea che ritorna molto spesso in molte funzioni di hash, è quella di a ogni passaggio io prima moltiplico il mio valore di hash per una costante e poi in qualche modo sommo, tengo in considerazione il nuovo dato. Se la confrontate con la precedente funzione, l'unica differenza che abbiamo è che qui non faccio hash uguale hash più carattere, ma faccio hash uguale hash per seed più carattere. Allora basta questa piccolissima modifica per far sì che anagrammi non siano più equivalenti. Gli anagrammi non funzionano più perché in un caso un certo byte sarà stato moltiplicato per 31, per 31, per 31, nell'altro caso invece no. Quindi basta questo piccolissimo cambiamento per passare da una funzione di hash che è una schifezza a una funzione di hash che è ragionevole e funziona bene, si può usare in molti casi pratici. Robert Sedgwick propone un leggero modifica di questa funzione, per cui non solo io
prendo la mia hash, la moltiplico per un valore e poi tengo in considerazione il byte successivo, ma il valore che io uso per moltiplicare la mia funzione cambia a ogni iterazione. Quindi prima prendo hash, la moltiplico per A e ci sommo il nuovo byte e poi modifico A. Per cui al passo successivo moltiplicherò hash per A, però A è cambiato. E poi metterò dentro il nuovo valore e così via. L'aggiunta di una moltiplicazione fa migliorare di un pochino le prestazioni. Potete vedere che nelle funzioni di hash sono estremamente comuni questi numeri magici. 378.551. Perché quello? Perché non 52? Beh no, perché non 52 possiamo saperlo, perché in generale moltiplicare per un numero pari ha un brutto effetto su una funzione di hash, perché maschera bit, eccetera. Quindi in generale i numeri devono essere dispari. Però perché 378.551? Ci può essere un po' di studio dietro, probabilmente ci sono tante prove dietro. Se avete tempo e voglia e provate a cambiare questi numeri, effettivamente con numeri diversi le prestazioni peggiorano. Però oltre a questo non saprei cosa dire. Questa è una funzione estremamente interessante. E possiamo vedere come una funzione leggerissimamente modificata dell'algoritmo proposto da Cunningham e Ricci. L'unica differenza è che io non moltiplico per 31, 131, tutta quella serie di numeri, ma per 33, e vedremo dopo il perché moltiplico per 33, e il valore con cui parto nella mia tabella di hash è 5381. Allora, Bernstein è sicuramente un personaggio curioso, non so se lo conoscete o se avete voglia di andarvi a guardare qualcosa della sua biografia. È stato forse tuttora in causa contro il governo americano, ha una serie di... deve essere una persona con un carattere molto particolare, e questa funzione l'ha proposta a un newsgroup ed è una delle più efficienti e più veloci funzioni di hash che si trovino sulla piazza. Quindi quello che faccio io, quello che quando a me, Giovanni, serve una funzione di hash è usare questa funzione, o meglio una piccola variante di questa funzione qui. Se è estremamente semplice da implementare, quindi vi consiglio di, se non altro, di provarla, perché vale la pena provarla. Abbiamo poi tutta un'altra lunga serie, famiglia di funzioni di hash, in cui evitiamo le moltiplicazioni, perché le moltiplicazioni sono lente, perché non è detto che l'hardware su cui la funzione di hash gira supporta completamente le moltiplicazioni. E quindi abbiamo una serie di funzioni di hash che si basano semplicemente su shift e or, xor o somme. Una famosa è questa, scritta da Justin Sobel. Potete vedere che prendo la mia tabella di hash, calcolo un grosso valore e poi faccio l'xor con il valore attuale di hash. Quel cappelletto uguale significa che io sto facendo l'xor di tutta la parte che ho a destra sopra il valore corrente, e quello che io faccio è prendere il mio valore di hash, shiftarlo a sinistra, quindi lasciare un po' di spazio sulla destra del numero, perché mi trovo degli zeri nei bit meno significativi, lo shifto a destra e lo sommo, quindi mi troverò a destra i bit che un tempo erano più a sinistra, sommo il valore attuale del byte e faccio l'XOR con quello che era il valore precedente. Questa funzione esemplifica chiaramente l'idea di mischiare i bit
per tirare fuori un valore. Del tutto analoga quest'altra funzione, ma a questo punto le modifiche sono piccole, c'è chi usa un più, chi usa il meno, chi usa l'XOR, eccetera. Questo è un progetto originato da Ken Thompson. La SDBM non credo che sia di Thompson, però. Knuth, di nuovo, propone, lo stesso Donald Knuth prima che aveva proposto di moltiplicare per la sezione aurea, propone quest'altra versione della hash, di nuovo basata su Shift ed XOR, e abbiamo la versione alternativa della funzione di Bernstein, che è basata unicamente su Shift e SOM. E qui si capisce perché è stato contento Bernstein di aver utilizzato il 33. 33 perché moltiplicare per 33 non è altro che prendere un numero, moltiplicarlo per 32 e sommarci il numero stesso. Allora, queste sono operazioni che si possono fare in modo estremamente veloce in assembly. Quindi per moltiplicare per 32 basta che io shifti il mio numero di 5 posizioni e poi risommo il numero stesso. L'effetto dello shift e della somma è moltiplicazione per 33. Invece della somma posso usare l'XOR con il valore che ho appena calcolato, con il valore del byte che mi trovo dentro. Quindi questa è probabilmente la versione più usata dell'algoritmo di Bernstein. Lo stesso Bernstein dice che 33 non funziona particolarmente bene rispetto a 31, però 33 ha il vantaggio di poter essere trasformato in due operazioni in assembler estremamente veloce. E poi andiamo, questa non vale la pena di perdere tempo a guardarla nei dettagli, però è una funzione sicuramente importante, perché è una funzione che è stata usata in svariati sistemi, diciamo che è una funzione in qualche modo celebre. L'idea di questa funzione è che io continuo a calcolare la mia funzione di hash, a un certo punto mi rendo conto che sto iniziando a perdere dell'informazione, perché l'informazione, i numeri stanno diventando troppo grandi, quindi rischio overflow di avere una serie di perdere una serie di bit. Allora, in questo caso, in qualche modo riavvolgo sopra, ripiego sopra i bit che stavo perdendo sui bit che ho. Quindi potete vedere che se i bit alti iniziano a essere a 1, allora faccio questa specie di piegamento in cui ricopio i bit alti, li riporto sopra sulla parte bassa della mia funzione di hash. La funzione di hash che viene utilizzata in praticamente tutti i sistemi Unix a 32 bit è una versione modificata della hash che abbiamo appena visto. Semplificata, chiaramente, perché a questo punto siamo sicuri dell'ambiente in cui stiamo lavorando, ma questa è la funzione che utilizzata in molti sistemi Unix. Ma tutto questo discorso sulle funzioni di hash, noi l'abbiamo visto come un qualche cosa che è in grado di produrmi un intero fra 0 e m-1 a partire dalla mia chiave. Le funzioni di hash sono utilizzate, hanno una notevole importanza nell'ambito della sicurezza. Ad esempio, per controllare che un file è modificato, è stato modificato oppure no, cosa faccio? Calcolo la sua funzione di hash, calcolo la hash, e poi, se il file è stato modificato, allora la hash è stata modificata. Quindi in realtà abbiamo una grossa letteratura, numerosi studi sulle funzioni di hash utilizzati
all'interno della sicurezza. In particolar modo una funzione di hash deve essere, per essere utilizzata in ambito della sicurezza, non deve essere invertibile. Io non devo essere in grado di generare un file che produce, che ha una certa hash. Io posso calcolare qual è la funzione di hash del mio file, ma non devo essere in grado di costruirmi a mano un file per ottenere esattamente quel valore lì. Allora, quando parliamo di hash per la sicurezza, chiaramente non parliamo di 0m-1, quindi 15 elementi, come era la dimensione della tabella di hash all'interno della Java Collection Framework, la dimensione di base, ma parliamo di 256 bit, 512 bit, comunque dimensioni decisamente più grandi, con l'idea di usare questo pacchetto come una specie di firma, come una specie di sigillo che mi congeli la situazione del mio file, dei miei dati, in un ben preciso momento. Possiamo fare una piccola pausa. Sì.